Caldo torrido, granite, crema solare. No, perché siamo a gennaio, ma caldarroste, qualche passaggio con il pallone e nonostante le temperature tutto rigorosamente in costume, con tanto di tuffo finale nelle acque gelide del mare. È quello che accade ogni anno, da oramai 10 anni, a Gaeta. Un modo originale di festeggiare l'arrivo del nuovo anno con annessa nostalgia canaglia, che ha spinto tanti audaci bagnanti ad immergersi nel mare di Serapo sfidando il freddo. Spettacolare, bellissimo. L'acqua, diciamo, un po' più fredda dell'anno scorso, però bella. È solo il primo impatto che si sente il freddo, poi dopo si sta benissimo. C'è chi, oltre a tuffarsi, ha fatto anche una gradevole scoperta. E comunque ho fatto una scoperta. La cellulite non c'è più. Grazie. Insomma, un bagno caldo nella vasca di casa è diventata una banalità, troppo semplice per il popolo gaetano che il 1° gennaio si ritrova in spiaggia per testare il fisico e brindare con un tuffo al nuovo anno. E poi c'è anche chi non si accontenta mai. Come ogni anno e come ogni domenica per quanto riguarda quest'anno. Se permette faccio una cosa, me ne faccio un altro di tuffo.